Yamme, 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 ya. Buongiorno Gobbi. Buongiorno. Buongiorno Gobbe. Giornatina ieri, eh? Giornatina. Giornatina perché al termine del video vi avevo accennato sulla questione di Giraudo e alla fine ho fatto bene a accennarvelo perché se dovevate informarvi con quello che raccontavano i giornali e i giornalisti che dovrebbero seguire il dovere di cronaca, campa cavallo, eh? Campa cavallo. Che pena, ragazzi. Mamma mia, che pena. Sono perfetti da essere utilizzati in bagno al posto della carta igienica. Va là che se devono campare con i miei soldi aspettano un bel po'. sì, questa cosa del TAR di Giraudo, dove di fatto lui mette in evidenza il fatto che non sia a suo avviso possibile che la giustizia sportiva non possa essere, i giudizi della giustizia sportiva non possano essere messi sotto giudizio anche dalla giustizia ordinaria, sul fatto che una persona radiata dalla giustizia sportiva e che non può essere appellarsi alla giustizia ordinaria, di fatto non possa più lavorare per tutta la vita, quindi un fine pena mai, se è corretto da un punto di vista anche dei diritti umani. E l'altro che non ricordo, però in poche parole diciamo che chiaramente non vanno a ribaltare le sentenze di Calciopoli proprio perché sono della giustizia, sono sentenze emesse dalla giustizia sportiva che nessuno ha mai voluto andare a riprendere, si sono sempre tutti lavati le mani. Adesso vediamo cosa dirà anche la Corte di Giustizia europea, che non può ribaltare appunto queste sentenze, ma sicuramente dovesse portare a casa delle ragioni di Giraudo, ci sarebbe una rilettura molto importante su Calciopoli. Però dicevo, il giornale di riferimento non ha pubblicato praticamente nulla. Ridicoli, penosi, pagliacci. Guarda, mi imbestialisco su sta cosa perché sono dei pagliacci. E poi cosa? E poi abbiamo raggiunto la qualificazione al mondiale per club, quindi nell'estate del 2025 parteciperemo al mondiale per club perché il Napoli ieri ha preso tre pappine dal Barcellona e io godo, anche per De Laurentiis godo, tanto. E quindi ulteriore iniezione di denari, ulteriore competizione alla quale credo faremo poco più delle che le comparse, salvo che ci sia un nuovo allenatore che imposti un nuovo gioco, che ci siano degli exploit di un certo tipo, ma voi considerate che se arriva un nuovo allenatore quest'altro anno ripartiremo dall'anno zero, eh? Però insomma sono soldi che arrivano. Una competizione che comunque dà valore anche al marchio Juventus e andiamo a giocarcela. E poi c'è la notizia sul Milan. Perquisizione, ci sono delle accuse, in poche parole il Milan non sarebbe, cioè sarebbe ancora di proprietà del vecchio proprietario, che se non sbaglio è proprietario anche del Lille. E quindi diciamo non sarebbe la nuova proprietà, sarebbe finta, però qui c'è un aspetto che secondo me è importantissimo, che è un po' come l'aspetto dell'aver vissuto per 10 anni, 9 anni da primi in classifica, per 10 anni da squadra che sollevava i trofei con gli altri che stavano male come dei cani, soprattutto quelli dell'Inter, e che cercavano le giustificazioni, gli arbitri, gli UFO, le cavallette, compagnia bella. L'anno scorso, vergognosi, i soliti hanno sguazzato, buttato la merda nel ventilatore, come si suol dire, quando la Juventus è stata messa alla gogna in quei giornali che ieri non hanno minimamente parlato della questione di Giraudo. Prima ancora che ci fossero sentenze, prima ancora che ci fosse un processo, prima di qualsiasi altra cosa. Quindi, come noi abbiamo fatto esperienza rispetto a tanti altri, che quando si vince perché si è forti, e adesso se ne stanno accorgendo anche quelli là, nonostante tutti gli errori e i favori arbitrali, ma funziona così,
anche nel momento in cui c'è un'indagine, fine. Non è una sentenza, c'è un'indagine. Quindi sbattere il mostro in prima pagina, dire che il Milan ha fatto cose che sono indicibili, che deve essere penalizzato, messo fuori dall'Europa e tutto quello che volete, non esiste. Perché il Milan adesso si difenderà, ci saranno appunto delle indagini che porteranno, forse sì, forse no, a un processo, non lo so, si vedrà. Per cui io personalmente non ho nessuna voglia di rivalsa, anzi, la mia rivalsa è non fare come hanno fatto gli altri. Perché in un mondo giusto, in un mondo in cui i diritti devono essere rispettati, in cui il giusto processo deve essere rispettato, bisogna fare così. Quindi aspettiamo e vediamo anche la giustizia sportiva, perché visto che è stata sempre molto celere nelle sue porcherie, che tutto hanno a che vedere tranne che con la parola giustizia, vediamo adesso cosa farà. Però mi raccomando, aspettiamo. E non comportiamoci in maniera indegna come i soliti noti. Non comportiamoci così perché serve a noi per dimostrare maturità e superiorità e serve al contesto calcio perché avere persone più mature, più intelligenti e di un livello superiore fa bene al calcio. Alla faccia di quelli là. Ok? E basta, non dico altro, aspettiamo, non c'è tanto da dire sulla questione campo. Sarri si è dimesso, De Laurentiis dice che se uno fa così è un perdente, io invece dico che se uno fa così è un uomo, perché nel momento in cui ti rendi conto che tu non stai più guidando correttamente la nave, e che magari lo spogliatoio ti segue poco e che magari le aspettative sono state decisamente deluse, dimettersi è un grandissimo segno di rispetto, secondo me, che lui ha fatto, altri no. E prossimo video parlerò di una cosa molto interessante, che riguarda il fatto, per l'ennesima dimostrazione di come il dire che giocare in un certo modo vuol dire magari divertire ma prendere tanti gol e perdere, mentre giocare in un altro modo vuol dire essere pragmatici e portare a casa degli obiettivi, alzare dei trofei o portare a casa delle vittorie, tutti i soliti concetti ridicoli, ridicoli di chi vuol trovare difese dove difese non ce ne sono, vi porterò un po' di numeri. Iscrivetevi al canale. Ditemi la vostra e passate una buona giornata.